Salve e benvenuti a una nuova puntata alla scoperta del siciliano. Oggi scopriremo i metodi di comunicazione di questa specie. Omar, stai attento! Il territorio è pieno di insidie. La sua comunicazione ha diverse sfaccettature che variano dai gesti al dialetto fino ad arrivare ai suoni. Chissà cosa avrà voluto dire. A lavare! Grazie al suo dialetto etnostorico, influenzato da decine di dominazioni e culture differenti, è capace di comprendere qualsiasi altro idioma. Je veux acheter le chaussette. Sì, quasi a te, a che ci sei comprare un paio pure a me, calo tutte sponnate. Mi voy a trabajar. A travagliare, non si usa più, ormai c'è il reddito di cittadinanza. Sushi? Ma già è freddo, non c'è bisogno che ci sushi. A quanto pare, non sempre comprende. Ma poi il sorriso qua non è sprecato, non è meglio nell'arancine. Questa specie, durante le discussioni, è solita gesticolare in maniera animata. Vedete? È appena iniziato il rituale gesticulus senza sensum, molto simile alle nostre danze occidentali. È proprio per questo che l'altro esemplare dovrà impegnarsi per conquistare la preda contesa. Tuttavia, nonostante gli sforzi del danzatore professionista, la preda, vittima di uno stato confusionale, porgerà il suo tributo al nostro esemplare. Quest'ultimo, ignaro di quanto accaduto, ringrazierà gli dèi. Allora, cadono soldi dal cielo! Anche all'interno del branco si utilizza la comunicazione non verbale, che si evidenzia nella donna quando il maschio alfa della specie non rispetta le regole. A quel punto la donna, con gesti intimidatori al limite del cannibalismo, sfogherà la sua rabbia utilizzando armi non convenzionali lanciate alla velocità della luce. Ho già fa. Omar, meglio andare, la situazione sta degenerando. Omar! Mi dispiace, sei stato colpito. Ma sono i rischi del mestiere. Oggi abbiamo visto la comunicazione verbale e non verbale all'interno di una famiglia siciliana. Ci vediamo alla prossima puntata. Si ci arrivi!